Da che mondo è mondo, chi si trova in una situazione di popolarità, intesa come un bacino di utenza a lui o a lei legato, è oggetto di interesse da parte di compagnie e di aziende. Colui o colei che vanta un pubblico è l'obiettivo ideale per chi vuole vendere il proprio prodotto, perché quel pubblico, che si fida e che stima la persona in questione, sarà più incline all'acquisto se a parlare del prodotto sarà quella persona specifica. Di conseguenza, compagnie e aziende, che come fine ultimo hanno sempre la vendita, spesso e volentieri contattano le persone con un pubblico per fare delle proposte di sponsorizzazione, la cui forma più semplice e più diffusa corrisponde di solito a un contenuto pubblicitario in cambio di denaro. C'è qualcosa di male in questo? Assolutamente no, purché sia fatto in trasparenza e nel rispetto della legge, che, ricordiamo, tramite il codice del consumo vieta sempre la pubblicità ingannevole. A volte, però, può capitare che invece del denaro l'azienda invii del materiale promozionale, che al 99% dei casi è il prodotto stesso oggetto della sponsorizzazione. Anche qui, naturalmente, non c'è nulla di male. L'azienda X regala il suo prodotto all'influencer Y, il quale poi lo mostra al suo pubblico, che deciderà se comprarlo oppure no. Di fatto l'azienda sta negoziando un potenziale canale di vendita nuovo, a cui prima magari non poteva avere accesso. Sono cose che qui su YouTube vediamo tutti i giorni, dagli annunci sui servizi di VPN fino a quelli delle applicazioni di gestione dei risparmi. Tuttavia, vi sono dei casi particolari in cui questo sistema rischia di generare un cortocircuito. Infatti, un conto è la breve sponsorizzazione inserita a metà contenuto, un conto è la valutazione sul prodotto che ha l'intenzione di essere critica, puntuale e credibile. Nella prima fattispecie, ossia quella del pagamento in denaro, non c'è molto da discutere. Una valutazione figlia di un pagamento in denaro non può essere critica, non può essere puntuale e non può nemmeno essere credibile, proprio perché è manovrata da chi ha pagato. Insomma, quale oste direbbe mai che il suo vino non è buono? Nella seconda fattispecie, invece, la faccenda si complica un pochino. Un prodotto inviato gratuitamente non è un compenso in denaro. Nel caso di un pagamento, sì, stiamo parlando di una recensione venduta, ma vale la stessa regola per qualche gadget promozionale? Idealmente no. Spero bene che l'onestà intellettuale valga di più di gadget, di fumetti e di giochini vari. Però, sul piano concreto, è innegabile che anche qui ci sia qualcosa che non torni. Se è vero che un prodotto gratuito non è un pagamento in denaro, è altresì vero che un prodotto gratuito corrisponde a un privilegio. Infatti, le aziende non mandano a tutti i prodotti gratuiti, li mandano solo a chi possiede dei requisiti che loro, le aziende, reputano idonei. E il privilegio pone chi lo detiene in una posizione scomoda all'interno delle valutazioni che hanno l'intento di essere critiche, puntuali e credibili, e cioè la posizione di conflitto di interessi. Chi gode di un privilegio, anche di poco conto come in questo caso, è sempre in conflitto di interessi perché gli conviene fare un certo tipo di valutazione positiva. Magari poi non la fa e si sforza di essere il più critico possibile, certo, ma io esterno, come posso saperlo? L'unica cosa che posso sapere è se c'è o no una posizione di conflitto di interessi. Ora, sono proprio questi privilegi che fanno scattare il cortocircuito, secondo me. Ricevere prodotti gratuiti, a volte anche prima degli altri, o essere invitati agli eventi speciali, ti dà un grosso vantaggio sulla concorrenza, senza contare inoltre tutti gli eventuali rapporti lavorativi e professionali che puoi stringere. Ecco perché il conflitto di interesse non può armonizzarsi con le valutazioni critiche, puntuali e credibili, perché i vantaggi, ripeto, anche i più piccoli, pesano sul piatto della bilancia e una volta ottenuti si cerca di tenerseli stretti. Quindi, laddove si è in dubbio su un giudizio, la paura di non godere più dei privilegi e dei vantaggi potrebbe falsare tale giudizio, rendendolo da negativo a positivo per pura e semplice convenienza, e tutto questo senza l'ombra di un centesimo. Ciò significa che non si deve mai prestare credito a chi riceve i prodotti gratuitamente? Purtroppo non posso darvi una risposta univoca a questa domanda, in quanto credo che ognuno debba sviluppare una sua visione della faccenda. Per come la vedo io, una valutazione, prima di essere critica, puntuale e credibile, deve essere indipendente, deve provenire da qualcuno che non sta nella posizione di conflitto di interessi, perché solo l'indipendenza garantisce l'assenza di convenienza. In altre parole, una valutazione che proviene da qualcuno che è in conflitto di interessi non è diversa da una promozione, anche se quella persona è la più brava, la più competente o la più preparata di tutte.
Ovviamente, però, questo non significa che una valutazione indipendente sia automaticamente di qualità. Quello va giudicato poi nel merito, caso per caso, e chiunque avrà i suoi criteri per farlo. Infine, ci tengo a ricordare che tutto questo discorso vale solo dove c'è un intento critico. Se l'intento è di intrattenimento, di opinione o di semplice chiacchiera, va benissimo, ci mancherebbe altro. Ma se l'intenzione è quella di recensire seriamente, beh, cambia tutto. Del resto, la recensione è l'unico strumento che il pubblico possiede per decidere se comprare o no il prodotto. Se questa arriva da una persona che non può dimostrare la sua mancanza di convenienza, allora per me non è una recensione, a prescindere da chi l'abbia fatta. È un'altra cosa. Eh sì, purtroppo l'indipendenza ha un prezzo altissimo, motivo per cui è destinata a restare di nicchia, ma è il solo parametro che o c'è o non c'è. Se sei indipendente, non sei in conflitto di interessi. Se ricevi prodotti da esibire o se collabori con chi quei prodotti li distribuisce, non puoi essere realmente un critico. Ecco, questo è il mio pensiero. Come avrete sicuramente intuito, non c'è un vero problema nel ricevere i prodotti gratis. Voglio dire, se sei appassionato di qualcosa, è normale voler lavorare a stretto contatto con ciò che ti piace. Però nel momento in cui ti trovi coinvolto e ricevi dei vantaggi, piccoli o grandi che siano, non rientri più nella definizione di critico. Ma riflettendoci sopra, mente lucida, forse sì, forse è meglio così. Grazie mille per il vostro tempo e per la vostra attenzione. Questo era il primo vero episodio di Starting Point, l'unica rubrica che non guarda in faccia nessuno. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e noi ci si vede alla prossima.